Ciao, sono Michela, ho 32 anni, sono stata una studentessa della Poliarte, ho frequentato il corso di Fashion Design e ho finito nel 2015. Oggi sono qua perché sono venuta a raccontare la mia esperienza lavorativa, il corso che hanno tenuto, il corso internazionale sul fashion e la sostenibilità. Io ho il mio brand di borse e accessori, realizzo io a mano e quindi sono qui per mostrare sia quello che faccio, per raccontare come sono arrivata dal 2015 ad oggi. Il mio brand si chiama Mitty e appunto nasce nel 2016. Dopo aver finito la Poliarte ho iniziato subito a pianificare il mio brand, partendo dalla scelta del nome, che è appunto un mio soprannome che mi hanno dato i miei cari. Siccome volevo che questo brand rappresentasse proprio la mia personalità, ho deciso che fosse il nome più adatto. Poi successivamente la scelta del logo e ho iniziato proprio da una pagina Instagram e Facebook dove caricavo i miei lavori. È iniziato a crescere abbastanza velocemente, quindi poi successivamente ho aperto un piccolo shop online, ho iniziato a partecipare ai vari market che ci sono qui nella zona, fino a che non ho avuto un laboratorio vero e proprio, poi ho aperto la partita IVA. Quindi ad oggi sono a tutti gli effetti un'artigiana. Mi sono sempre ispirata allo street style e più che altro alla street art. Le mie borse hanno tutta una linea abbastanza minimale, ma gioco molto sui colori. A livello di impatto visivo, molto colorate le mie borse, perché quello che voglio è che appunto sia l'accessorio che fa la differenza. Quando mi sono iscritta alla Poliarte, l'unica cosa che non volevo fare nella vita era cucire. E poi il primo approccio con il cucito non è stato dei migliori. Poi per esercizio ho cucito una semplice shopper di stoffa e da lì non ho più smesso di cucire borse. Quindi da lì mi è venuta la voglia di provare a creare qualcosa di mio. Però quando io mi sono iscritta qua volevo fare tutt'altro, quindi la Poliarte comunque mi è servita anche a capire che cosa avrei voluto fare nella vita. Nell'ultimo anno ho fatto uno stage in una sartoria, appunto vengono realizzati capi su misura. Quello stage lì mi ha avvicinato ancora di più al mondo dell'artigianato. Thank you.